credo, forse viene dalla sua famiglia, mi chiedo, io non credo più nella psicanalisi, psichiatria, non chiedo più niente, credo solo uno deve tentare di sopravvivere alla terribile difficoltà che è già vivere, ma diciamo, io ho conosciuto questa persona con una mamma che lo perdonava quando tu lo aspettavi 6 ore in sala da pranzo, diceva ma no, ma non sta dormendo ancora, prima o poi si sveglierà, è molto stanco, sei stanco, diciamo, ci mancherebbe, capito, sono qui da 4 ore, sta dormendo, il bambino sta dormendo, il padre è una persona silenziosa, ma che quando a un certo punto ci ha lasciati, ha lasciato dei libri strepitosi, una sorella ingombrante perché ogni volta che fa qualcosa compra una nuova casa editrice. E poi cosa poteva fare fra un luccio e l'altro mentre nuotava nel Po? Chi lo sa? Vittorio Sgarbi è qui con noi. We don't need no education. Non abbiamo bisogno di self-control, dicevano i Pink Floyd. Vittorio, direttamente da Rete 4, tu sei come la Madonna, cioè passi dall'etere, ormai non sei venuto in macchina, non sei passato. No, sai cosa ho fatto? Sei passato dall'etere. Ho preso un appartamento al numero 52, chiedendolo a un'amica in una casa vuota, ed ero lì come se fossi un rapito dalla mafia, e lì mentre. Nascosto, il famoso rifugio di via Fanni. Poi ho trovato, perché non l'avevo trovato a casa, un dono per te 3-1, il diario della capra per te, che è utile. Oh, perfetto. Ma io poi, infatti, io questo è per me il diario per te, di quest'anno. Per te. Questo è perché hai ricordato mio padre, il suo libro, da cui il film di Pupi Avati. Che bellissimo, avuto, dove doveva vincere lui, il Davide Donatello. Però ha vinto invece il Nastro d'Argento, il nostro Pozzetto. Sono contento perché Pozzetto ha fatto un ruolo fatto bellissimo, un ruolo, e Pupi ha fatto un film e mi ha commosso. E questo è un libro mio, purtroppo, però con Giorello, il grande filosofo scomparso, che abbiamo scritto durante la clausura. E ti piacerà abbastanza perché pensavi, credo, le stesse cose, stando ognuno chiuso a casa sua, e poi si è scoperto alla fine che era meglio stare all'aria aperta che al chiuso. Hanno tenuto la gente al chiuso per un anno, si era messo all'aria aperta. Io mi ricordo perché io ho incontrato la tua sì. moglie e ho detto basta, Vittorio, non cadere nel tranello dei social, invece, porca miseria, ma perché? Perché ti stavano linciando. Sì, lo so. Oggi ridiresti le stesse cose? Di più, perché oggi si è scoperto che hanno sbagliato tutto, no? Hai visto come è finito Galli? Ora, se il 3 giugno dell'anno scorso, senza vaccini, tutti erano liberi, adesso col vaccino ci mancherebbe che fai il vaccino, hai il Covid, devi portare la mascherina mentre vai in montagna da solo. Sono pazzi, io solo ho detto questo, state all'aria aperta. Senti, in questi anni in cui ho imparato a volerti bene, lo sai, questo perché lo so. Abbiamo un rapporto lontano, che ci frequentiamo molto, quando ci vediamo condividiamo. Ma tu hai un amico vero, tu hai degli amici, così. Credi nell'amicizia, quella di Pinter maschile, c'è una frase in Pinter che dice, cioè lui scopre che la moglie l'ha tradito col suo miglior amico e dice all'amico, sai, non è tanto che si è trombato mia moglie che quello accade, ma purtroppo non giocheremo mai più a squash assieme io e te. E lì c'è l'essenza dell'amicizia maschile. Tu hai amici? L'amicizia maschile ha un elemento di libertà che non ti dà il rapporto con una donna, perché un uomo non è geloso di te, o lo è, ma si vergogna di esserlo. Quindi tu puoi avere 10 amici e non puoi avere 10 donne se una di queste pretende di essere da sola. Quindi l'amico non è per forza uno solo, sono tanti. E ogni amico è tale per qualcosa che tu hai in comune con lui. L'amore per la caccia perché andava a caccia, l'amore per la pesca perché andava a pesca, l'amore per i quadri perché ama i quadri. L'amore... Cioè hai un amore comune fuori di voi due che vi unisce. Quando finisce quell'amore finisce anche l'amicizia. L'amicizia pura è un'illusione dell'infanzia. In realtà tu hai amicizia con quelli che condividono con te esperienze che ti fanno vivere qualcosa, una competizione, un divertimento, una caccia, appunto. Senti, e quindi tu hai Luciano. Io ne ho di amici, ma ogni volta applicati a queste. Sono stato grande amico di un grande regista. Io ebbi come maestro mio zio Bruno Cavallini, Francesco Arcangeli come professore all'università, un grande scrittore, e Mario Lanfranchi, che tu forse ricordi. Mario Lanfranchi, certo. Regista, nato certo. Nel 26, marito di Anna Moffo. Con lui capii miriadi di cose sul mondo dell'arte. Abitava a Palazzo del Grillo, a fianco di Guttuso. E lui, uomo di cinema, ti ha fatto capire l'arte. Ha fatto capire l'arte, amava l'arte, però anche lì ci univa un obiettivo comune, qualcosa che era la caccia, la ricerca, che dico sempre caccia. Tu credi nel perdono? No, io credo nell'odio. Cioè tu ti nutri ancora di odio? No. Io l'odio lo dichiaro, questo fu Domitilla Alessi a dire tutti dichiarano l'amore e tengono l'odio, tu dichiari l'odio e l'amore rimane dentro di te, io a uno lo mando a cagare, vaffanculo e me ne libero, però l'odio è utile, devono saperlo che ti avranno contro, no? Devono sapere che non sei, poi naturalmente li puoi anche perdonare quando meno se l'aspettano.
Senti, io ti ho conosciuto, io prima di conoscere te ho conosciuto Zeri. Sì. Vivevo a casa di Minoli, veniva Federico Zeri, faceva grande, il primo grande divulgatore, poi come... Tu poi hai litigato mortalmente con lui. Non, hai, non c'è stato una ibris, cioè il giovane che vuole uccidere... No, era il contrario. Io ho sostenuto Zeri dal 76, quando fu attaccato da Calvesi, da Argan, dal mondo della università, il mondo ufficiale, fino all'85, quando abbiamo litigato. Abbiamo litigato per dei quadri, anche lì la competizione era su quadri. Veniva a casa mia, era amicissimo di mia madre, era un uomo straordinario. Poi gli ho dichiarato l'odio e quell'odio è durato fino alla sua morte, quando ho detto, beh, va bene, è perdonato, adesso non c'è più. Però in realtà io avevo più popolarità di lui, perché sono andato in televisione prima di lui. Lui a un certo punto è diventato... Ero già in televisione. Lui ha cominciato ad andare in televisione, diciamo, con D'Agostino. Io ero già in televisione da 2 o 3 anni. A proposito di D'Agostino, mi metti un filmato? Un filmato, Alvo, no, grazie. Perché poi ti voglio fare una domanda, perché c'è una specie di summa tua, dove ogni volta io sto male per te, perché dico, adesso mi rimane lì secco. Sì, questo. Perché non so se è arteriosclerosi o ti partono i neuroni. Sì. Parte... Lasciami parlare e taci! Hai detto taci, non hai scelto la vita. Taci! Taci! Ma vuoi farti i cazzi tuoi? Vuoi farteli? Siamo un grande paese con un pezzo di merda come te. Se sei un mentecatto, no, assoluto, ecco, tu fai, sei senza cervello. Per... Non io devo salutare, perché c'è solo delle idiozie come te. Zitto. Solo idiozie come te. Le scrivi e le dici. La legge non è sacra. La legge non è sacra. La legge è sacra. La cambi è sacra. La cambi. Io sono. Hai scritto io sono il principe di me. Sei una nullità. Sentito, io ho scritto delle cose che tu non sei capace neanche di pensare per un attimo. Quindi inutile che dici delle stupidaggini. Tu inviti della gente perché debbano offendere i tuoi ospiti, io me ne vado. No, arrivederci. Aspetta. No, ignorante! Cazzo capra! Capra! Cazzo capra! 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 Onorevole Sgarbi, lei non può continuare a pronunciare parolacce in quest'aula. Taci, 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 taci. Io sì. Quando dico così ho paura per te, perché io sono stato collerico anche molto. Sono dei pazzi. Però io e te non abbiamo mai litigato, ti devo dare una notizia assolutamente inedita alla fine della serata. Domani io sarò al tavolo per le candidature nazionali e porterò te come candidato sindaco di Roma. Poi vedo vedere cosa mi rispondono. No, ti diranno di no, ti diranno di no. Però tentiamo. Pensa io e te a Roma. Sì, ecco, cioè, viene l'ira di Dio, che mi sei, cioè, è pericolosissimo. Cioè, però... O cambi a Roma, o il primo caso di due dittatori illuminati totalmente. Grazie. Perché noi saremo pericolosissimi e intolleranti contro chiunque. Perché il nostro risposismo può essere mitigato solo dal regicidio. Quindi esatto. Non ci uccidono, non altrimenti. Senti, ma questa roba destruens tu, adesso io ti guardo, tu hai dichiarato pubblicamente che hai avuto una malattia, che ti stai curando, no? Sì. Hai avuto un cancro, che per cui stai facendo delle cure. Quanto questa cosa ha influito sulla tua sensibilità e fragilità rispetto alla vita? Nulla. Mi sono comportato fino a qualche giorno fa come se non avessi nulla, sia in Parlamento che in televisione, ospite sempre. Da 4 giorni ho finito le radiazioni alla prostata e oggi hanno fatto mia sorella La Felice le analisi, sono passato da un, diciamo, un dato di 65 a 2, quindi l'azione è servita. Però mi ha portato via le forze, per cui io... sento il sudore, sento la fatica, solo quella fisica, quella psicologica nulla. Perché non sei di quelli che si convertono negli ultimi 5 minuti, è una cosa che a me ha sempre dato fastidio. Poi che per scrive, paura uno mi scrive parla con Dio, dico parla tu con Dio, io parlo con Dio, c'è, ma sono cazzi nostri Dio, è inutile che tu vada a tirar fuori che c'è Dio che ci aiuta, perché altrimenti sarebbe stato presente anche per la funivia, no? Cioè Dio fosse lì a guardare quel cazzo, e questo, che facciamo, questa è complessa questa roba qui. No, che Dio non gliene importa niente di noi, Dio forse non esiste, ma se esiste si fa i cazzi suoi. Ma se esiste comunque non è una cosa antropomorfa, sì. Probabilmente è una cosa... Cioè noi che siamo... Forse. Si può anche dire che siamo dei in esilio. Che forse però il nostro Dio è misericordioso, quindi uno si aspetta il miracolo. E quando non arriva non capisci perché non arrivi. Io ho... Ma perché forse anche la stessa funzione di miracolo è una cosa che forse possiamo far avvenire noi, a seconda di io come devo siamo. Dire, ho inventato... Per quello che ti dico, cioè tutta la tua energia pazzesca, se invece a volte essere destro diventa costo. È qualcosa ho fatto comunque. No, hai fatto tantissimo. Posso dirti che sul piano della visione di una religione della storia, io credo più alla Chiesa che a Dio. La Chiesa la vedo, sento la forza dei papi, sento la forza di questo papa, del precedente... Cristo è esistito, ma che Dio sia Lui, io non lo so. Ho dei dubbi su Dio e ho certezze sulla Chiesa. Per me la Chiesa è un'arma così forte che ha fatto esistere anche un Dio che non esiste.
Senti, mia moglie ha detto una cosa l'altro giorno che mi ha molto stupito. Ha detto, dice, ma come mai non riusciamo a far funzionare Roma? Lei voleva fare una maglietta, ho sentito a Porta Pia, ci siamo sbagliati. Vaticano, ripigliatevi tutto, viva il Papa Re. Cioè, nel senso che la rivoluzione laica, no, che doveva avvenire, massonica, Mazzini, Giolitti, li hanno portati a Londra, li hanno briefati, li hanno portati qui, non ha funzionato. Però appena vai in un posto gestito dal Vaticano, è perfetto, è tenuto benissimo. Come si può trasformare questa, cioè portare questo sapere, questa antica sapienza? Vaticano.va, il sito di internet del Vaticano, è stato registrato nell'85-86, cioè prima ancora che qualcuno parlasse di internet. Perché non questa sapienza non travasa da noi? Noi siamo uno Stato nello Stato, in fondo, no? Il tema della Chiesa mi pare interessante, tu lo hai... Io ho detto, la Chiesa fa esistere anche un Dio che non c'è. Ora io non posso dire che Dio non c'è, non è mio titolo né mia volontà. Però la Chiesa ha delle personalità così forti, San Tommaso, Sant'Agostino, che hanno reso credibile un'idea forse impossibile. Questa potenza di rendere Dio Dio è la loro forza, per cui se tu stai in piedi per 2000 anni sull'illusione di quel Dio che ci deve aiutare, che è misericordioso, e cui perdoni di non perdonarci, perdoni di non soccorrerci, perdoni di non essere misericordioso, perdoni di farci morire, vuol dire che la Chiesa è un miracolo, è la prova che Dio esiste. Quindi forse da lei si arriva a quello. Certamente il potere degli uomini è stato, a parte che un potere relativo, piccolo, minuto, e poi sente anche l'egemonia della Chiesa. Quando arriva il Papa in Parlamento, tutti si inchinano. È ancora lui il Papa Re. Ma c'è una forma che diventa sostanza, c'è una liturgia che è fondamentale. Infatti noi abbiamo perso questa liturgia che è fondamentale. Cioè il detto vittoriano, sostieni le convenzioni perché le convenzioni ti sosterranno. È molto semplice, però su quello ce l'hanno. Senti, tu sei un brand ormai, Sgarbi è un brand. Sì. E anche Capra, abbiamo fatto delle bellissime magliette, borsette... Siamo stati abbastanza... Senti, ha mandato solo 45 minuti, per cui io ancora... Io lo sapevo che era poco. Prima ho osservato una cosa, che quando ti ha intervistato la Desio, poco fa, tu hai parlato 70% del tempo, lei il 30%, cioè il tuo intervistatore, che non sia io che ti resiste, viene sopraffatto. E infatti cioè, è il mio problema. Tu puoi riempire il tempo quanto vuoi, cioè mettere davanti un fantoccio, un fantasma, e poi parli tu. Infatti guarda, mi dai un'idea, io alla prossima puntata mi faccio intervistare. Io è stata bravissima, gli hai detto un sacco di cose. Hai rivelato la tua anima. Io ti voglio regalare questo libro, Il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. Io l'ho conosciuto, gli ho dato anche un premio a Saramago. Per cui spero che questo, che in qualche modo, io penso che tu abbia più spiritualità di quello che credi, e penso che la tua forza sia proprio in quella che è la tua aspirazionalità, che molti non conoscono. Io ti ho visto una volta commuoverti e da quel giorno ho capito... Qualche volta mi commuovo. Volevo fare io un Vangelo secondo la Maddalena, perché questo punto di vista della donna rispetto a Gesù ti fa capire che Gesù sicuramente ha avuto rapporti sessuali, che Dio sarebbe uno che non chiava. No. Ma che Dio sarebbe? Vedi, questo è il tuo errore. Tu dicevi... un Dio che non fa l'amore. Che non fa l'amore, sì. Questo, ma questa roba qui, l'errore, è che tu sulla parolaccia poi... Beh, parolaccia, insomma... Beh sì, non è carino. Hai ragione, sì, mi pento, mi scuso. Però volevo sostanzialmente dire... Sgarbi pentito! Che credo che Sgarbi. Dio abbia avuto tutte le esperienze. Va bene. E quindi che abbia fatto l'amore con la Maddalena. Vittorio Sgarbi, grazie!